Due protocolli d'intesa siglati tra la Regione e la Lega Italiana Lotta ai Tumori, l'Ufficio Scolastico Regionale per le sue competenze e il CONI per la sua sfera d'azione. I documenti sono stati siglati a Pescara dagli assessori regionali Silvio Polucci e Marinella Sclocco, dal presidente della LILT Marco Lombardo, dal direttore dell'Ufficio Scolastico Ernesto Pellecchi e dal presidente regionale del CONI Enzo Imbastaro. In sala anche una delegazione di studenti di Pescara. Al centro dell'accordo la promozione di azioni di sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica ed è importante che queste iniziative coinvolgano i più giovani, come spiega l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci. È più utile investire a partire da piccoli, appunto, e soprattutto sulla prevenzione oncologica. Avremo modo oggi di sottoscrivere due ulteriori protocolli d'intesa che vengono già da un'intesa nazionale, ma che viene applicata per la prima volta in questa regione, ed è aggiungere un tassello a già le attività di prevenzione che la LILT porta avanti già per conto della regione. E io mi aspetto davvero molto dal mondo della formazione, dell'educazione e dell'istruzione. E mi aspetto molto oggi dalla prevenzione, mi aspetto molto in futuro anche quando si potrà parlare senza strumentalizzazione di sanità. Sui contenuti degli accordi invece si è soffermato Lombardo. Prevedono una collaborazione stretta finalizzata alla prevenzione oncologica, sistema salute, con il CONI e con il Ministero della Pubblica Istruzione, il MIUR. Quindi questa è la prima regione, la nostra, che si adegua a questi indirizzi per attuare questa convenzione.